Ciao a tutti, sono Ciao. Livia Trepiciano per The Hot Corn e partirei da una domanda per tutti e tre. Siete rimasti sorpresi del successo della prima stagione oppure in qualche modo ve lo aspettavate? Giuseppe. No, io non sono assolutamente rimasto sorpreso perché sono una garanzia, quindi devo ridere. No, adesso ti rispondo serio. Comincia Ian, il regista, dai, sei è corretto. Allora, noi ci eravamo veramente molto divertiti a farla. Sapevamo di avere per le mani qualcosa di speciale, quindi la nostra era una grande speranza che il pubblico la potesse apprezzare e la speranza non è stata tradita. Devo dire qualcosa anch'io, adesso la dico. Giuseppe. Giuseppe, no. Io, va bene, E effettivamente ok. no, io non avevo per niente in questo progetto l'ansia da prestazione, nel senso che ero talmente felice di fare una cosa diversa da quello che era il mio cammino, che ho detto, sono convinto andrà bene, se dovesse andare male per me sarà stato un successo lo stesso. Quindi avevo vinto in partenza. E sempre a voi due, Pierpaolo e Giuseppe, Ah, quindi la come... mia tieni buona quella di prima? Sì. Sì. Perché ci No, sono no, se io. vuoi È aggiungere simpatico, qualcosa. Hot Corn. Ok, vai. Era Teniamo, vai. d'impatto Next comunque. corny, what's Next corny? question. Come avete lavorato sull'evoluzione dei vostri personaggi in questa seconda stagione? È già direzionata verso di te la macchina. No. Sì, Sì. guarda la stretta. Vai. Wow. Guarda, no, in realtà non c'è una direzione che tu hai inizialmente o comunque intenzionalmente, diciamo, già pronta e preparata. La direzione nella quale vai a contatto col personaggio è quella che ti viene data di volta in volta. Il personaggio non nasce di per sé, anche lì su carta, per quanto ben costruito sia, e su questo voglio dire è già un grandissimo punto di partenza. Il risultato della costruzione di un personaggio nasce quotidianamente, nel quotidiano, soprattutto in progetti legati alla serialità televisiva. È un processo, perdonami, che costruisci giorno per giorno, un processo fatto di continua corrispondenza dai colleghi dai quali assolutamente dubiti tanto. Io una cosa che scopro sempre dai personaggi, paradossalmente, è che tendiamo quando leggiamo gli attori, insomma, almeno io, non so se gli altri, a leggere e a capire il proprio, a cercare a focalizzarsi sul proprio personaggio. Io invece cerco anche di capire quello che gli altri personaggi dicono del personaggio che io poi vado ad interpretare. Quindi da quella cosa lì io cerco di prendere sempre tantissimo e poi tutto quello che accade chiaramente sul set, dal rapporto costante, ecco, vuoi con diciamo Ian che ne è stato il regista, che l'ha in qualche modo ha dato una cifra tutta sua, chi meglio di lui, e averlo anche sul set poi come regista, poteva in qualche modo indirizzarti o darti, diciamo, delle misure, pur lasciandoti comunque delle libertà. Quindi è un insieme di tantissime cose. Non mi sono, se avessi dovuto costruire probabilmente il personaggio di Liguori su quella che era semplicemente una mia idea, probabilmente sarei andato verso una direzione sbagliata. Invece poi l'insieme di tantissime componenti, che legate all'autosuggestione, legate al suggerimento esterno, legato allo scambio proprio di idee, che è poi quello, alle tante risposte che trovi, alle tante domande che ti poni quotidianamente, quando affronti un lavoro di tante settimane, questo fa la somma e poi ti dà il risultato di quello che può essere il personaggio. Sei girata verso di me la macchina, vero? Tocca a me. Tocca a te. Dunque, Un po' più. sì. Allora, prendo per buono, ottimo quello che ha detto Giuseppe, perché è vero, la collaborazione è fondamentale, come in scrittura di un libro, di qualsiasi cosa, le idee assieme si uniscono e viene data la visione. Nello specifico per il mio personaggio avevo la necessità di capire come potesse sentirsi un uomo che è stato privato della libertà, che ha fatto qualcosa per vendetta, quindi dando, come dire, adito alla parte più scura di se stesso, quindi l'ha conosciuta, è ritornato in carcere e la parte difficile che abbiamo cercato di capire è come guarda al mondo una persona così. Ha speranza, non ha più speranza, è annullato, c'è ancora un barlume di luce. E questo è stato il lavoro più complesso per quanto mi riguarda. E la risposta è stata molto semplice, che può essere
può succedere qualsiasi cosa, qualsiasi tragedia, ma finché, come dire, c'è un essere umano che ti porge la mano, che ti aiuta, c'è sempre, sempre, sempre speranza, e questa è la cosa bella. Poi è vero che uno fa i conti con la realtà, e Nanni avrà una realtà molto dura, però è bello perché c'è sempre un moto di movimento, la vita è movimento, andare avanti, quindi da questo punto di vista c'è sempre speranza. Grazie. Io, personaggio del regista, è difficile da raccontare. Avevo altre domande.